perché la Battistone è durata, diciamo, quanto tempo di un compito di matematica, non so quanto tempo ci mettessi tu a risolverlo, un problema a scuola, è durato il tempo del girone, questa giornata dedicata alle qualificazioni, come speravi, come era evidentemente nella tua testa il tuo obiettivo? Certo, direi meno male che è durata poco, in positivo ovviamente, però sì, sì, è andata bene, sono partita un pochino tesa, al primo assalto l'ho perso però perché appunto era, essendo il mio primo mondiale, un attimo sotto pressione, però poi mi sono lasciata andare già subito al secondo assalto e me la sono goduta bene, l'ultimo assalto anzi l'ho vinto 5-0, quindi proprio avevo recuperato, avevo ingranato molto bene fino insomma alla conclusione, quindi buono, buono così. Ecco, dopo quella partenza, dopo quella sconfitta, a inizio giornata avevi pensato che fosse quel primo obiettivo, quello di far durare la giornata il meno possibile, poteva essere compromesso? Esatto, sicuramente, perché diciamo che ovviamente quando si entra in pedana, soprattutto sul girone, bisogna pensare solo e esclusivamente a vincerle tutte, anche se in realtà è un pensiero un po' sbagliato perché poi ti focalizzi un po' troppo su solo la vittoria, e mentre va appunto gestita punto su punto, come poi ho fatto e ho migliorato negli assalti successivi. Ho temuto un po', sì, di comprometterlo, anche perché con una sconfitta ovviamente non sai mai se puoi passare direttamente, e infatti sono passata come 14esima e stavo aspettando ovviamente in ansia ancora peggio tutti i risultati, però è andata bene, sono passata, quindi adesso ci si scarica e ci si prepara a mercoledì. Primo mondiale, dicevi, quindi su questo palcoscenico così importante, in questa atmosfera che è diversa dalle altre, grande esperienza in campo internazionale, ma un mondiale assoluto è un'altra cosa, anche per chi come te ha già fatto per esempio un'Olimpiade. Come lo vivi, come lo stai vivendo? Beh, essendo il primo, per me ovviamente la sto prendendo ancora come un'esperienza, però si sente che è una gara importante, e anche insomma tutto l'allestimento è bellissimo ovviamente, perché ad hoc direi, e quindi si sente insomma l'importanza della gara, però me la voglio vivere il meglio possibile, ormai questo scalino è stato fatto e spero insomma di andare adesso in discesa per il prossimo.